I passi di mia madre di Elena Mearini uscirà domani. Quindi io spero tantissimo che la mia diretta vi metterà una curiosità tale per cui domani andrete immediatamente a comprare il suo romanzo. Allora, cominciamo subito e cominciamo subito con una lettura. Io voglio introdurre questa puntata con la prima lettura. Ci sono giorni in cui mi alzo dal letto e incomincio a fare le cose senza una ragione. Mi muovo solo per ricordarmi che esisto, oppure per dimenticarmene, non l'ho ancora capito. Sono uscita di casa, ho preso la metropolitana, un tratto sotto la terra accanto ai pendolari del mattino. In ogni faccia una storia da indovinare. Se ne avessi avuto voglia, avrei riempito un quaderno intero di probabili trame. Ho contato 5 fermate, poi sono scesa senza domandarmi dove. Non avevo motivo di venire qui in Corso Buenos Aires, eppure ci sono. Allora cammino, che altro potrei fare? Copio i passi della gente e ogni tanto replico le loro soste. Prima davanti alla vetrina di un nuovo magazzino sportivo, poi al bar per un caffè. Proseguo verso Piazza Loreto, continuo finché il marciapiede non si interrompe, c'è un incrocio, il semaforo è rosso. Dall'altro lato della strada alcuni ragazzini mangiano patatine fritte, infilano le mani nel sacchetto e mischiano, come se dovessero estrarre un numero per la pesca di beneficenza. Vivono il cibo con entusiasmo. L'invidio. Smetto di guardarli per non pensare alle disfatte dei miei piatti quotidiani. Mi volto e fisso le calze esposte nella vetrina del negozio qui accanto. Righe fitte, colori al limite della fluorescenza, giallo, verde, viola, arancio, un sovraccarico che confonde la vista. Sposto lo sguardo, lo spingo oltre la porta del negozio. Un uomo e una donna di spalle alla cassa stanno pagando. Lui apre il portafoglio, allunga la carta di credito alla commessa. Lei ripiega in due la busta con le calze e la mette in borsa. I capelli lunghi. Robusti, quel nero a metà tra la liquirizia e il cioccolato, una miscela che non si può ripetere 2 volte uguale. Era capitato a mia madre quel colore. Nessun'altra testa lo può avere. Si volta, le ciocche nere le ricadono sugli occhi, coprono parte del volto, però la bocca è la stessa. Quella che lasciava cadere a caso i baci della buonanotte mancandomi la fronte. Mamma, sei tu. Mamma, guardami. Non respiro, mi manca l'aria per dire, l'aria per muovermi. L'uomo la prende sotto braccio, escono dal negozio, il semaforo è verde. Attraversano la strada a passo svelto, dall'altro lato il tram si ferma, le porte si aprono. Mamma, sei tu? Mamma, voltati! È tutto troppo veloce, io non ho aria per dire, non ho aria per muovermi. Il respiro basta appena reggermi in piedi, qui, appoggiata al semaforo di nuovo rosso. L'uomo e la donna salgono sul tram, le porte si chiudono. Per un attimo lei mi guarda, ma così, dietro il vetro, da lontano, mentre il tram riparte e si allontana. Non posso giurare che quella fosse la sua faccia. E forse i capelli se li sarà tagliati, il colore è stato soltanto uno scherzo della luce, la liquirizia e il cioccolato, una burla della fame, sono a stomaco vuoto. Manca la colazione e manchi tu, mamma. Dove sei? Tira su la testa. L'ha ripetuto così tante volte mia madre, che nel ricordo la sua faccia è un foglio bianco con queste parole stampate sopra. Tira su la testa, una voce dall'infanzia. Non sono mai riuscita a camminare con le spalle dritte. Già dai primi anni, già dai primi passi, procedevo con gli occhi rivolti al pavimento. Nelle foto mi si vede puntare il basso. Piastrelle di ceramica in cucina. Marmo nella sala, tappeti in corridoio, poi sassi nel cortile. Tira sulla testa, me lo dico da sola, da quando lei ha fatto la sua scomparsa. Lo faccio qui, davanti allo specchio, ubbidisco all'ordine della madre assente. Ho 30 minuti esatti per distribuire sul viso la giusta misura di fondotinta e fard, passare l'ombretto sulle palpebre senza eccedere in luce e polvere, dosare il rossetto che altrimenti la bocca si incendia e poi, chissà, la parola brucia. È
È lui a volermi così. Sei bella quando hai un trucco naturale. Un po' come dire che sono bella da finta che sembra vera. Ma non importa. In fondo siamo tutti la copia di qualcos'altro. Si è estinta ogni versione originale. Quindi va bene. Mescolo i colori più vicini all'incarnato. Bronzo, pesca, un mattone scolorito dal sole per una maschera che non sembri tale. Così crederà la mia faccia quando gli dirò che non mi è costato nulla spostare il nostro incontro da ieri a oggi. Quale valore potranno mai avere per lui 24 ore di respiro che inciampa contro gli spigoli di ogni istante e il sangue che gira al contrario e la vita tutta al rovescio? Senza contare il sonno spezzato dei decibeli impazziti del cuore e la corsa in farmacia per l'ansiolitico che finisce sempre quando non deve, se Dio mi concedesse il potere, santificherei l'Oxanas per avermi resa una Lazzaro cocciuta, risorta nei giorni e nelle notti. Devo rispondere al mio autore. Il suo messaggio giace da un'ora sullo schermo del cellulare. Ho spostato il nostro appuntamento. Stasera c'è lui e tutto il resto va cacciato a lato. L'autore deve stare ai miei contrattempi, mi spiace. Propongo di rinviare a giovedì sera. Premo invio e se non potrà andrà comunque bene. Vorrà dire che questa settimana farò a meno di 50 euro. La lingua italiana mi piace. Un elastico che si allunga e distorce senza rompersi mai. Ho scelto il mestiere di editor per frequentarla il più possibile. Leggo passaggi di romanzi in divenire, stralci di storie, vite che si stortano e raddrizzano tra una pagina e l'altra. Avrei potuto proseguire con il giornalismo, gli articoli sulla cultura mi venivano bene. A mentire sono brava, elogiare meriti inesistenti, ubbidire al direttore, fingere di leggere un libro, non chiedere spiegazioni. Ho abbandonato dopo 3 anni. Non per amore della verità, ma per intolleranza agli ordini. Va bene mentire, ma decido io come e quando. Ecco perché preferisco star dietro la fantasia della gente, aiutare aspiranti scrittori, seguirli nelle loro invenzioni e dalle loro fughe indovinare tutte le vite non vissute per mancanza di coraggio o di incoscienza. Questo rossetto non va bene. Copre troppo il tono vero delle mie labbra. Ne ho altri 12. Troverò quello giusto. Devo essere il più naturale possibile, come il tonno senza olio che mia madre rovesciava nell'insalatiera, poi uovo sodo, rucola e un filo d'aceto, talmente esile da non sentirsi neppure. Dimenticava il sale e in bocca ogni sapore spariva. Non riuscivo nemmeno a distinguere il tonno dall'uovo, entrambi erano vuoti da masticare e ingerire per assolvere il compito di un pranzo o di una cena. Il cellulare mi sta sempre davanti, appoggiato da qualche parte a pochi centimetri dagli occhi. Lo afferro come afferro una mano per vedere se qualcuno nel mondo ricambia la stretta. Da mesi spero che il qualcuno sia lui. Altre mani non mi interessano. Ogni 5 minuti controllo lo schermo. Tira sulla testa. Ogni 5 minuti i miei occhi bassi cercano e non trovano mai il suo nome. Mi nutro di queste puntuali mancanze. Una chiamata in arrivo, l'autore che dovrò presentare domani sera. Un romanzo d'esordio che non parte mai. Alla 10ª pagina la parola s'addormenta e il sonno dura fino alla 150ª. Ho accettato l'impegno soltanto per obbligarmi a tenere il cellulare spento, per 1 ora e mezza almeno. Mi costringo così a non fare la gallina che becchetta delusioni. Spruzzo il profumo, un campioncino che mi ha regalato la commessa. Ad ogni acquisto ne chiedo uno in omaggio. Non compro mai profumi, detesto avere sempre lo stesso odore addosso. Preferisco immaginarmi un'altra ogni giorno, eludere la noia di scoprire che io sono ancora io. Dovrebbe arrivare fra 35 minuti. Con un Kleenex tampono l'eventuale eccesso di fondotinta, mi guarda allo specchio. Sì, naturale quanto basta, proprio come lui ama credere. Mancano 29 minuti. Vado in cucina, svuoto con un ultimo sorso la 3ª bottiglia di tè freddo. Oggi l'intera Africa si è raggomitolata dentro Milano. Il caldo è denso e occupa ogni spazio. Apro il frigorifero, mangio 2 ciliegie. Butto i noccioli nell'immondizia, esco dalla cucina, a metà corridoio mi fermo e torno indietro. Sul pavimento c'è polvere, prendo la scopa, spazzo via ma senza raccogliere, lascio il cumulo nell'angolo. Intanto la sua faccia entra ed esce ad ogni mio gesto. Le azioni che compio sono chielli di bottone e Samuele il filo che passa attraverso. Più faccio cose per distrarmi e più mi attacco
17 minuti. Il cellulare non mostra altro che l'orario e la data. Se fosse in ritardo mi avrebbe scritto. Devo solo aspettare che il tempo passi, come si fa con i treni alla stazione. Da bambina, il nonno mi accompagnava a vedere i treni in corsa. Restavamo fermi in piedi nell'erba alta. Oltre l'inferriata c'erano i binari della ferrovia. Io stropicciavo la maglia tra le dita in risposta al fischio della locomotiva. Sapere che il treno sarebbe passato di lì a qualche istante mi metteva addosso un'eccitazione festosa. Il rapido per Milano era un regalo da scartare. I nonni abitavano nella provincia a nord della città, dove non c'era la stazione e mai nessuno camminava con la valigia in mano. I treni non partivano né si fermavano, passavano soltanto, tagliando in due il paese. Un bruco di ferro che spaccava a metà l'agglomerato di poche case e ancora meno anime. Il fatto che il treno fosse un bruco me lo rendeva simpatico, anche se il fischio e quella corsa che tagliava e separava mi mettevano un po' paura. Ero indecisa se chiamarlo buono o cattivo. L'orologio dice che mancano 9 minuti. Il cellulare vibra, lo prendo in mano, c'è il suo nome, ci sono le sue parole in 2 righe. Leggo. Mi devi perdonare. Contrattempo urgente di lavoro. Ti chiamo domani. Scusami. Allora, intanto buonasera a tutti, siete tantissimi. Io mi prendo un momento perché questo romanzo, cioè proprio mi si chiude qua. È il bello della diretta emozionarsi, quindi va bene così. Però questa sera penso che più che altro leggerò, perché senza rivelare nulla, però è importante che voi capiate che cosa avrete tra le mani, perché questo è un dono. Questo romanzo è un dono per tutti, per le donne, per gli uomini. È una donna triste, Agatha, è angosciata, è presumibilmente anoressica e bulimica, non c'è mai scritto, ma si intuisce da subito, no? Dalle patatine che i bambini mescolano, le patatine fritte che i bambini mescolano, e lei invidia un po' questo gesto, no? Come dire, io non riesco a farlo. E così via. Nell'arco del romanzo non c'è mai una pesantezza da questo punto di vista, è proprio una ragazza come tante che da bambina, ancor prima che la madre, è evidente che la madre scompare quando lei ha soltanto 13 anni, e già in cuor suo aveva già questo malessere. Per cui c'è una, scusatemi, non ho neanche un fazzolettino per soffiarmi il naso, non posso fare così tutto il tempo, speriamo che passerà. In ogni caso, questa ragazza si ritrova senza la madre. Allora, cerchiamo di fare ordini nei pensieri, o meglio, nei miei pensieri. Agatha è una editor quarantenne, una ragazza che devo dire che sul lavoro è brava, le piace molto il suo lavoro, e le piace, come abbiamo letto, avere a che fare con persone che hanno fantasia, e le piace nascondersi anche un po' dietro i loro racconti, dietro i loro romanzi, proprio per colmare un vuoto che cerca di colmare con tante cose. Il vuoto più importante è il vuoto di questa madre, che quando lei ha soltanto 13 anni decide di abbandonarla, abbandona sia lei che il padre. Col padre ha un rapporto buono. Certo, le confidenze che si fanno ad una madre quando si ha una certa età non si fanno ad un papà, però devo dire che lui è estremamente educato, nel senso che cerca di esserci senza essere invadente, no? E, di fatto, poi non so se l'ho messo nelle frasi, ma c'è una frase che mi ha colpito molto, che era più presente con i soldi che con le carezze, quindi evidentemente era un uomo che ovviamente sicuramente voleva un gran bene ad Agatha, ma lo dimostrava e l'ha dimostrato anche da che la madre li ha abbandonati, l'ha sempre dimostrato a modo proprio.
Torniamo ad Agatha e alle sue ossessioni e al suo desiderio di riempire un vuoto. Samuele è una delle sue ossessioni. Samuele è quest'uomo, il classico uomo sfuggente che a un certo punto fa impazzire un po' tutte le donne, no? Sicuramente ognuna di noi ha avuto un momento della propria vita nel quale aspettato con tanta ansia, fino a diventare un'ossessione, un segnale quando non c'erano i cellulari, una telefonata dal numero fisso, magari una sorpresa al citofono. E ci sono uomini che ti coinvolgono in questa rete, ma in un momento di debolezza. Perché quando una donna è completa, difficilmente cade nella trappola di questi uomini sfuggenti. Ovviamente è un uomo sposato, un uomo con una figlia che le dà il tempo che può, no? Che vuole. È il classico uomo che a un certo punto della sua vita non gli basta più la moglie, non gli basta più arrivare a casa e quindi cerca una passione fuori, senza rendersi conto che magari dall'altra parte c'è di più, c'è un desiderio diverso. A volte però, come dicevo, c'è il desiderio di colmare un vuoto. E allora forse Samuele, Giulio, Guido, Carlo, probabilmente sarebbe la stessa cosa, no? Dal momento in cui noi desideriamo colmare un vuoto, probabilmente ci affidiamo a queste persone che chissà, magari in cuor nostro sappiamo già essere sbagliate, ma le donne sono così complicate. Ora, onde evitare di finire a fare una seduta di psicologia, direi di andare un po' avanti. Le ossessioni abbiamo detto essere Samuele, il cibo. E anche qui il cibo è sempre un qualche cosa che serve per riempire un vuoto. A volte lei arriva ad essere, arriva ad abbuffarsi e poi vomitare tutto, e a volte invece si castiga e non mangia per giorni, se non giusto una ciliegia o dei cracker o qualche cosa che quantomeno la facciano rimanere un po' in piedi. Tieni la testa alta, cioè tira su la testa. Tira su la testa è una sorta di mantra che Agatha si ripete e si rende conto di averlo fatto fin da bambina. Ha sempre guardato i pavimenti. Una cosa che colpisce di questo romanzo, o meglio di questa ragazza, guardate che non vi sto rivelando niente, è tutto nel prologo, quindi state tranquilli che ho fatto ben attenzione a non fare guai, perché ci tengo davvero non solo che voi lo leggiate, ma che mi diciate come lo avete trovato, perché qui stiamo parlando di una donna, ho volutamente lasciato alla fine la presentazione dell'autrice, perché è infatti andata, sapevo che doveva andare via presto, allora chiaramente lei si conosce, non era il caso che le raccontassi chi è, che cosa fa, quindi alla fine se abbiamo tempo, altrimenti c'è il suo sito internet elenaamiarini.it e potete trovare tutte le sue informazioni. La mamma se ne va e lei cosa fa? Racconta alle persone che conosce dopo che questa donna è morta in un incidente d'auto. E dice proprio questo: non reggevo a stare senza un punto, me ne sono creata uno finto per smettere di aspettare quello vero. Allora, vi ho raccontato soltanto un brevissimo incipit, perché il romanzo si snoda, o meglio, sono due romanzi in uno. In un romanzo c'è la vita di Agatha, di Samuele, del padre, del loro rapporto, e quindi c'è la vita che va avanti. E poi c'è un trucco che Agatha ha escogitato per riuscire in un certo qual modo a, chissà, forse perdonarla, o forse
sempre per riempire questo maledetto vuoto, si crea, si immagina una vita della madre da un'altra parte e la immagina in un convento. Adesso io vi leggo un altro brano perché voglio sempre utilizzare il più possibile le parole di Elena, dell'autrice. Sostanzialmente trova dei documenti, o meglio, va a ricercare dei documenti quando la mamma era appena scomparsa, chiaramente l'hanno cercata a lungo, no? E quindi trova questa scatola con i luoghi dove si pensava che potesse essere, eccetera, eccetera. C'era un elenco molto lungo perché avevano lavorato almeno per 2 anni dietro a tutto ciò. Eccolo, è il penultimo dell'elenco. Convento di Santa Giulia, provincia di Genova, il luogo del solo avvistamento a cui abbia creduto. Con gli occhi chiusi lì ci ho visto una madre che sembrava la mia, convincente tanto da meritare di vivere tra una riga e l'altra. Qualche parola, impressioni stese di getto come colpi di bacio e frusta sul foglio, le ho trascritte per non dimenticarne o per liberarmene, non saprei. Ti vedo di spalle, in ginocchio, piegata davanti alla croce. Cristo alla mia faccia e tu non vuoi guardarlo. Giri attorno al convento, non trovi l'entrata, tu riconosci le uscite e basta. Si scrive quando qualcosa di reale spinge a farlo. Reali erano il respiro, il tocco, il passo, i segni già noti di questo quadro con mia madre davanti ad un convento che rimandava a Dio, a Cristo, alla faccenda dei miracoli e della fede che presuppone cecità, un luogo di reclusione dove di solito termina la fuga e comincia il pentimento. Mi sembrava giusto, credibile e sacrosanto, costringere mia madre dentro la cella della sua colpa. E poi passavo le vacanze estive a Rapallo con i nonni e i miei venivano a trovarmi nei fine settimana. La Liguria era un'abitudine di famiglia. Poteva anche essere che mia madre, in un rigurgito di coscienza, avesse lasciato quell'uomo per rifugiarsi nel luogo più adatto all'espiazione. Avevo sentito parlare del convento di Santa Giulia. Nonna diceva che lì le monache preparavano un unguento capace di guarire i dolori alle ossa. Il convento si trova nell'entroterra, circa 30 chilometri da Rapallo. Da quelle alture mia madre avrebbe potuto guardare in basso e ricordare le nostre passeggiate in riva al mare. L'espiazione sarebbe riuscita meglio pensando a me e a papà che costruivamo il castello con la sabbia mentre lei infilava le bandierine del gelato in cima alle torri. Una colpa più dolorosa per averci lasciati, un pentimento più profondo, una soluzione più veloce. Rifugiandosi tra le monache a fare la Maddalena che unge i piedi di Cristo, avrebbe guadagnato il perdono risparmiando tempo. Quindi Agata che cosa fa? Si inventa una vita della madre e noi, attraverso delle lettere che lei scrive, scopriamo questa vita chiaramente inventata da Agata. Va da sé che una lettera io ve la leggerò, forse due, per farvi entrare meglio, per farvi capire meglio. È pura poesia. Devo dire la verità, mi ha fatto venire voglia di leggere la Bibbia, questo romanzo, perché ogni lettera corrisponde a un salmo. Vi leggerò il primo, ma è intenso ed è altresì molto molto rancorosa. Cioè, quando ascolteremo questa lettera, e io le ho sottolineate, vedremo e sentiremo immediatamente, no? Questa alternanza di amore e rancore, non voglio dire odio, perché è difficile che si possa odiare una madre, si può essere fortemente arrabbiati, si può essere delusi, magari non ci si parla per tutta la vita, purtroppo, ma faccio fatica a pensare all'odio, soprattutto per questo romanzo, non mi permetterei mai di giudicare la vita degli altri, ma in questo romanzo si percepisce evidentemente il rancore. Andiamo a leggere la prima lettera. È un po' come se ci fosse in queste lettere il mondo ideale
e il mondo reale. Nel mondo ideale immaginiamo questa madre che pensa ad Agatha e che comunque decide di andare in questo convento davvero per espiare la colpa di averla abbandonata, no? E poi c'è il mondo reale. Nel mondo reale sentiamo tutta questa acredine. Chi mi darà ali di colomba per volare e trovare riposo? Davide, Salmo 55. Scendi dal treno alla stazione di Rapallo, metti giù piano il piede, la tua solita paura di cadere. Sono passati 2 anni da quando te ne sei andata per dimenticare chi fossi. Appesa ad una spalla hai una borsa da palestra eppure non sei mai stata una sportiva. Ti alzavi da una parte e ti risiedevi dall'altra. Cercavi sempre la poltrona comoda che allontanasse i problemi. C'è un autobus che ti aspetta, una suora che ti aiuta a sistemare la borsa, vuole sapere se è tutto ciò che hai. Tutto quello che mi serve, rispondi. La strada comincia presto a inerpicarsi, l'entroterra ligure è un labirinto che si sviluppa in verticale. L'autobus sale, tu guardi la suora, il suo abito che resta lo stesso ogni giorno. Ti viene da scivolare all'indietro, è più forte di te. Torni per un attimo al tuo guardaroba passato, un campionario da sfilata appeso alle grucce. Non potrai più vedere allo specchio il tuo corpo con indosso il completo alla moda. In convento dovranno bastarti pochi vestiti che ti sei portata. La gonna lunga e anonima, una camicia bianca come tante, i colori spenti di maglia collate. Avverti il declino dentro, mentre fuori la terra sale. L'ultimo tratto è il più ripido, perché le case di Dio esigono la visuale dall'alto. Lui vuole vederci tutti. Se la suora te lo dice, devi crederle. Devi abituarti alla fede. Te la troverai sempre tra i piedi e i polmoni, giorno e notte, ad ogni passo e respiro. Ci sono scale di pietra da salire per raggiungere l'entrata del convento. La suora è più vecchia di te, ma meglio allenata. Spedita va e ti lascia indietro mentre ti spiega alcune regole con la cantilena del rosario. Niente trucco, capelli raccolti, pranzo e cena nel refettorio, le ore canoniche per la preghiera in comune, la prima, la terza, la sesta, la nonna, i vespri. Poi terminano le scale, la suora riprende fiato. Prima di coricarci recitiamo la compieta. Lo dice cercando i tuoi occhi, ma tu guardi i sassi del selciato. Dovresti ricordarti di tirare sulla testa. Tira sulla testa. Me lo hai detto più volte, ripetuto con più voci, fata e strega, santa e dannata, era la legge che mi imponevi e dovresti essere la prima a rispettarla, e invece la tradisci, infedele a te stessa e a tutti. Non sollevi lo sguardo nemmeno quando una sorella apre la porta del convento, sei la benvenuta, ti accoglie con la voce giovane e una bocca bella di denti bianchi che tu non vedi. La suora ti accompagna nella stanza, al secondo piano, in fondo a un corridoio che termina in una finestra con le inferriate. C'è il silenzio di un carcere addormentato. La tua cella è l'ultima a destra. Entri e chiudi la porta a chiave. Sei una detenuta del Signore, adesso. Ti aspettavi uno spazio più ampio, almeno un letto da una piazza e mezza, invece di questa brandina. Sopra la testata di legno c'è un Cristo in croce, ti senti come se avessi contribuito a piantargli chiodi nella carne, dalle tue mani è partito un colpo di martello. Lo sai, e allora piangi mentre sistemi i pochi vestiti nell'armadio che ricorda quello delle bambole povere. Ti senti una di loro, fuori pezza rotta e dentro stracci sporchi. Speri che la preghiera possa lavarti e ricucirti. Io e papà eravamo i tuoi punti stretti e sicuri. Ci hai fatto saltare. Ti avvicini alla finestra, grande quanto una pagina di quaderno. Il poco che vedi è cielo e chioma d'olivo. Dai suoi frutti esce l'olio extravergine, quello che tu non volevi in tavola. Troppo pesante, dicevi. A casa dei nonni c'era un ramo d'olivo dentro la cesta della frutta. Stava lì da anni, non so dire quanti. Ancora nella plastica trasparente, con la croce stampata sopra, le tipiche confezioni che vengono distribuite fuori dalla chiesa nella Domenica delle Palme. Nessuno l'ha mai tolto dalla cesta, così secco che a spostarlo si sarebbe sbriciolato. Era una pace abbandonata, una resurrezione scaduta. Continui a guardare fuori, ti piace l'olivo, forse perché è grande, ha il coraggio di occupare lo spazio. Vorresti sapere come si fa a starsene così, senza paura,
sia in cielo che in terra. Potresti volare fino a uno dei suoi rami e domandarglielo. Se solo tu fossi la colomba che non sei, con le ali che non hai. Allora, adesso mi fermo un attimo, bevo un sorso d'acqua e guardo un po', perché ho visto che mi avete commentato in moltissimi e sono curiosa di sapere che cosa ne pensate. Allora, intanto rispondo all'ultimo messaggio che vedo, che è appena arrivata Tania Mariotti, di quale romanzo si tratta. Esce domani in tutte le librerie e si chiama I passi di mia madre, di Elena Mearini, da domani in libreria. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa mi avete scritto. Se qualcuno riuscisse anche a dirmi che ore sono, grazie. Quante, caspita. Allora, ti devo lasciare, resto col cuore. Lo so, tesoro. Francesca Piaggia sta guardando, ciao. Ciao Luci, arrivo tardi ma arrivo. Quanti, siete tantissimi. Meravigliosa Luci, meravigliosa l'autrice. Grazie Annalisa. Francesco, la tua voce accarezza le parole, quelle che emozionano, quelle che commuovono, quelle che fanno sorridere. Tutto giunge alle nostre orecchie con una lievità che nutre l'anima e non la ferisce mai. Cosa vuoi che ti dica, Francesco? Grazie. Ma grazie, grazie davvero. Allora, stai emozionando tanto anche noi. Grazie, Bruno. Ho avuto un momento, scusatemi, ma wow, era veramente... Grazie, le mie parole ti applaudono. Magnifica, mamma mia, questa è l'autrice. Vedete che è una poetessa. Le mie parole ti applaudono. Isabella Nicora, ciao a tutti, qua abbracci, baci, scusatemi, poi rispondo dopo, eh. Luci, sei magnifica, la trama del libro è avvincente, complimenti Elena, davvero, davvero, davvero complimenti Elena. Sono le 6:35, grazie mille, abbiamo un po' di tempo ancora, perché dovete sapere, a parte il mio super quaderno, scusate, ho comprato il quaderno del 2021 per le mie recensioni, che si vede sempre di più che io recensisco a modo mio, vero? Perché parto e poi mi perdo. Allora, però abbiamo detto un sacco di cose, vi ho detto un sacco di cose, sono contenta che sia presto perché ho ancora qualche lettura e poi, anzi, potremo fare così, interrompere un pochino il discorso delle letture per soffermarci su alcune frasi che sono wow. Allora vediamo un po', ad esempio dice, a proposito del fatto di cercare la madre, partirò da Dio per arrivare a mia madre, racconterò di lei a lei facendola vivere dal convento in poi. Dai, ho detto un sacco di cose, sono contenta. Allora, sai farmi partecipare a ciò che leggi come se fosse la mia storia, la tua voce ribadisca un valore aggiunto come la tua spontaneità e la tua empatia. Grazie Daniela. Ragazzi, è dura stasera, ve lo dico, è durissima, è durissima. Allora, ho preso alcune frasi pazzesche che vi voglio dire e poi aspettate un po' perché abbiamo ancora tante letture molto belle. Una breve e due un po' più lunghe. Vediamo un po'. Oh, che bello, sì. Questo è bellissimo. Vi leggo una frase perché ve l'ho promesso, però poi abbiamo da leggere, ragazzi, abbiamo da leggere. Se avete delle domande, chiedetemi pure quello che desiderate. Io, se riesco, se sono capace a rispondere, rispondo. Allora, questa mi è particolarmente, come si dice... Diciamo che questa è una frase che io amo particolarmente perché mi ci ritrovo molto. Senza tacchi non c'è rumore. Cammini con il dubbio di esistere. Sempre così. Quando accantoni le cose importanti per non pensarci, per non vederle sciupare, queste ti tornano davanti da sole, con un guizzo gioioso che mi sa di beffa.
Gli AD non sono il mio forte, restano specialità, gli AD non sono il mio forte, restano specialità materna. Quando dicevo che nel romanzo spesso si coglie questo rancore di Agatha nei confronti della madre, che non vi ho ancora detto come si chiama. Siete pronti? La mamma si chiama Lucia. Ecco, così lo sapete. Allora, aspettate, Dio, perché è a Lui che ci rivolgiamo tutti quando non ci resta nemmeno mezza faccia accanto. È a Lui che cominciamo a credere quando più nessuno crede in noi. Partirò da Dio per arrivare a mia madre. Racconterò di lei a lei, facendola vivere dal convento in poi. Ce n'erano talmente tante. Senti questa. Samuele è una di quelle diete sbilanciate che quando le segui ti fanno stare male. Con lui vivo di un chilo di pasta a pranzo e un quarto di mela a cena. Bene, io ne avevo sottolineate tantissime, ma vorrei proprio che ve le cercaste voi, ve le leggeste voi e che mi diceste poi. Cerchiamo di fare un passo in più. Dopo queste puntate, che stanno diventando una meravigliosa consuetudine, mi raccomando, scrivetemi, ditemi quando avete letto un libro, se avete provato le mie stesse emozioni, se mentre lo leggevate vi veniva in mente qualche mio brano, vi veniva in mente la mia voce. Dai, facciamo questo gioco, che dopo le nostre dirette e dopo che avrete acquistato il libro ci sentiamo e mi dite che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. Facciamolo diventare un salotto letterario, d'accordo? Andiamo alla terza lettura perché abbiamo poco tempo. Allora, vi voglio raccontare quando si sono conosciuti e subito dopo vi racconto di Roma, quando si sono incontrati. Quindi farò una lettura unica che chiaramente ha dei tempi diversi. Poi abbiamo ancora una lettura e poi ci sono le altre 140 pagine che faccio leggere a voi. Il loro incontro, parliamo di Samuele e di Agatha. Samuele è questo uomo sfuggente, lo ripeto per chi si è collegato dopo, questo uomo sfuggente per cui Agatha prova una vera e propria ossessione. Ossessione che nasce in realtà da un grande vuoto che cerca di colmare in ogni modo, e questo vuoto è il fatto che la madre l'ha abbandonata quando aveva soltanto 13 anni. E l'ha abbandonata per un altro uomo. C'è scritto anche questo all'inizio. Agatha dice: abbiamo cominciato a parlare con la naturalezza di chi non ha mai smesso di farlo. Ecco, eravamo seduti laggiù. Il portone è aperto e riesco a vedere il giardino esterno del locale. Voleva che fossi io a scegliere il posto dove preferisci, aveva detto. Mi piaceva la panca di legno accanto al muro di mattoni rossi, ricordava un cortile di paese degli anni 50. Abbiamo cominciato a parlare con la naturalezza di chi non ha mai smesso di farlo. Il tono della voce, la costruzione delle frasi erano musica e architettura familiari. Ha raccontato del suo lavoro liquidando in fretta l'argomento, imprenditore, settore informatico, calcoli, statistiche. Invece ha dato largo spazio alla letteratura, sua passione da sempre. Tra le righe scritte abbiamo scoperto in fretta amori comuni, citazioni impigliate nella memoria di entrambi. Gli ho detto di mia madre, di nuovo, ho usato la versione dell'incidente, anche con lui, bugiarda, ma felice di esserlo per la sua mano che stringeva forte la mia quando raccontavo del corpo bruciato. Che vuoi farci? Mi resta una madre di cenere e fumo. Ricordo di aver concluso così, con la frase ad effetto e il tremolio che prende le labbra mentre si dicono cose taciute o sofferte. Volevo sedurlo. Sentivo il bisogno di attirarlo al centro del mio vuoto. Lui sarebbe stato in grado di regnarci sopra, ripopolarlo di sguardi, carezze, sudore, amplessi e poi dichiarazioni, progetti, cose solide che non si spezzano al primo colpo di realtà. Lo conoscevo appena, eppure avrei giurato sui giorni, sulle notti e un appartamento insieme.
È lui, ho pensato. Mi è entrato nello spazio bianco dello yogurt magro e dell'assenza. Ci resterà. Di questo ero certa. Un chiodo conficcato troppo in fondo nel muro, ormai parte del cemento. Anche quando ha detto voglio rivederti presto, ma devi sapere che ho una figlia e una moglie, la convinzione è rimasta. Ormai erano suoi la corona e lo scettro. Tra noi era già venuto a mettersi qualcosa di cui non conoscevo l'aspetto, il peso, le misure, qualcosa che mi era però impossibile respingere. Solamente la vita, la nuda vita. L'avrebbe descritto così Cesare Pavese se ci avesse visti dalla sua casa in collina. E adesso va a Roma. Adesso va a Roma con la scusa di dover incontrare un autore. Lei è una editor, l'ho già detto, lo ridico per chi si è appena collegato. Lei è una editor quarantenne, si chiama Agata e fa appunto questo mestiere. Allora lei va a Roma a incontrare questo scrittore, ma in realtà indovinate chi si trova a Roma? Samuele. E allora lei chiaramente va sapendo che lo incontrerà, anche se c'è sempre quest'ansia, lo vedrò, non lo vedrò, perché essendo un uomo sfuggente va da sé che ti dice di sì e magari poi diventa no. Camminiamo entrambi in equilibrio precario e non abbiamo ancora cominciato a bere. Anzi, scusate, lo ridico. Camminiamo entrambi in equilibrio precario e non abbiamo ancora cominciato a bere. Scegliamo l'ultimo tavolo della fila, dopo di noi nessun altro. Comincio a parlare di letteratura, mi aggrappo alle righe inventate per evitare di affondare nelle sabbie mobili dell'imbarazzo. Ho timore di essere me davanti a lui. Troppo poca o tanta, non abbastanza larga o stretta. La mia misura è una vergogna da nascondere. Allunga il braccio sul tavolino, con il pollice e l'indice mi accarezza la mano. Disegna minuscole spirali, gorghi pronti al risucchio. Sento il suo desiderio, so che mi vuole, ma non smetto di parlare. Continuo con le mie riflessioni su Uomini e topi che di recente ho riletto per l'ennesima volta. Dico di Lenny, l'uomo grande con la mente di un bambino. Lenny che non si sa controllare ed esagera la forza quando stringe il topolino. Lenny che uccide con l'intenzione di amare. Samuele toglie la mano dalla mia, mi guarda tra il dubbio e lo spavento, come a chiedermi: hai paura che io ti uccida? Vorrei dirgli: lo stai già facendo, ma puoi ancora rimediare. Basta ridurre la forza della tua assenza e io recupero il respiro. Invece queste cose le penso soltanto perché il cameriere è qui, pronto a segnare sul taccuino due bicchieri di prosecco. Quindi dicevi, Steinbeck, Lenny, il topolino? Riprende le mie parole, cerca anche di imitarne l'inflessione, come a ricalcare la mia voce. Nel suo tentativo colgo l'urgenza di una sovrapposizione, lui sopra di me, a fare corpo unico tra le lenzuola scomposte. Glielo chiedo. È inutile trattenere l'inevitabile. Andiamo in albergo, stiamo insieme, prendiamo un taxi e in 10 minuti arriviamo, se ti va. Nei pochi secondi di sospensione vedo le cose sollevarsi in aria, i tavolini del bar, le sedie con le persone sopra, la scalinata di Piazza di Spagna, l'ascensore del vento trasporta tutto ai piani alti del cielo e se lui dovesse rispondermi no, devo andare, io mi ritroverei al centro del vuoto, in assenza di ogni cosa reale. Poi la risposta che mi riporta al mondo, il suo sì, ho voglia di te. Che ripopola la terra e i tavolini del bar, le sedie con le persone sopra, i passanti, la scalinata, tutto scende e torna dove era prima. Respiro. Il tragitto in taxi, le strade, il traffico, i rumori, non mi accorgo di nulla, c'è solo il suo corpo seduto al mio fianco e io lo guardo, con lo stupore del bambino quando la neve cade dentro la sfera di vetro o il trenino parte sulla pista, attraversando una città in miniatura. Entriamo in albergo, saliamo in stanza. Mi ritrovo nuda senza sapere come. Mi ha strappata al mio abito e al mio vuoto. La stoffa a fiori è sul pavimento assieme all'Oxanax e all'aria che manca quando non deve. Lui mi ha sottratta alla minaccia dell'estinzione e adesso piano, una spinta alla volta, respiro dopo respiro, si esercita a vivermi dentro. Più che l'amore,
È un fare la vita, il nostro. Non dobbiamo smettere, lui deve continuare, proseguirmi dentro, proteggermi dal vuoto e dall'estinzione. Lo guardo. La senti anche tu questa forza? Tace, sorride, poi dice sei bellissima. Esegue la procedura di sicurezza, quella che in vista di guai ti mette al riparo. Lascia cadere la mia domanda, butta via il mio sguardo, troppo pesanti e scomodi da maneggiare. Si volta sul fianco, guarda l'orologio, si alza dal letto. Il mio corpo puzza d'amore, meglio allontanarsi, correre via, è così che si fa quando l'odore di bruciato annuncia l'incendio. Una cena di lavoro. Questa proprio non è riuscita a spostarla. Gli rincresce molto lasciarmi così. Gli pesa talmente che raccoglie i vestiti e se li infila con la leggerezza di un ballerino. Il corpo non sa dire bugie. E il suo racconta tutto, tranne il desiderio di restare. Eccoci che Daniela c'entra il punto e cosa ci dice? Ci dice wow, guarda che bello, grazie, grazie di cuore di questi commenti lunghi, di questa voglia di condividere questo romanzo. Peccato che Elena chiaramente esce domani il romanzo, forse ho scelto il giorno sbagliato per presentarla, ma cavoli, arrivare un giorno prima della pubblicazione secondo me è fantastico. I nostri vuoti non si dovrebbero colmare, non si dovrebbero colmare né col cibo ingurgitato né con falsi amori, ma non è facile. Sono diventato 89 chili, cenere e fumo il mio vuoto. Ci sono assenze anche se, scusatemi ma se scrivono dopo mi va giù, eh? Ci sono assenze anche se sono presenze e fa male se queste sono coloro che dovrebbero amarci per un principio umano, madri, padri, sorelle, e le presenze che si vorrebbero, che ci hanno amato sul serio, non ci sono più. E anche se vivi, corri, ridi, lavori, avrai sempre dentro dei vuoti da colmare, della polvere da togliere, dei sogni infranti, dei gradini da salire con fatica, del tessuto da ricucire e magari provare a ricamare. Facile mordere cibo, facile diventare cibo per amori fasulli, compensatori. Guarda, ti ringrazio moltissimo Daniela di questo messaggio perché si respira ciò che è stato anche per te e spero davvero che questo tuo momento sia passato o che tu lo stia affrontando nel modo giusto che meriti, perché da ciò che scrivi sei una donna meravigliosa e meriti felicità. Allora, intanto siete tantissimi, grazie, state continuando a scrivermi, adesso io ho ancora 10 minuti perché ho a furia di dai e dai e dai si impara e allora ho messo una sveglia che ho sentito soltanto io che mi dice che mancano 10 minuti, possiamo andare avanti anche 15 se volete, però io cerco di settarmi in un'oretta, dopodiché possiamo raccontarcela, io chiudo il momento YouTube e poi dopo parliamo. Allora, ho ancora una lettera, ne avete voglia? Intanto Daniela Soncina scrive, sì passato, questa è una bellissima notizia, bene, sono molto contenta. Allora, io avrei ancora una lettura se volete ed è una seconda lettera, dove anche qui io guardo, vi guardo nei momenti dove il rancore è evidente. E andiamo avanti con ogni lettera è un salmo di Davide. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. È di nuovo sera, sei seduta sul letto della tua stanza con le gambe incrociate. Io mi mettevo sempre in questa posizione, facevo l'indiana in sala sul tappeto persiano di cui tu andavi tanto fiera. Siediti composta sul divano, dicevi. Ti piaceva l'ordine, gli oggetti allineati, la combinazione militare delle file precise. Dovevi imprigionare tutto dentro uno schema elementare, pochi incroci, tante linee separate. Non sciogli le gambe, resti anche tu. Indiana, se l'avessi fatto 30 anni fa, ci saremmo ritrovate accanto con le piume in testa e la mano davanti alla bocca a ululharci parole per gioco. Si perdono occasioni impossibili da reinventare e tu
Pensi al tempo come a una stoffa insufficiente a vestire tutti i giorni che vorresti ancora vivere. Tocchi la vestaglia di cotone, lo stesso gesto della mano di quando togli le briciole dalla tovaglia. Desideri levarti gli anni dal corpo, lo so. Tornare indietro di qualche migliaio di mattine per svegliare tua figlia con un bacio sulla fronte, spazzolarle i capelli, prepararle il latte caldo con il pane tostato e guardarla così, con il tuo stomaco ancora vuoto e i tuoi capelli ancora annodati. Perché prima c'è lei, tu verrai dopo. Hai bisogno di rivedere la tua faccia, ma di nuovo, lo ricordi, nella stanza non ci sono specchi. Trova una soluzione, ingegnati, pensa a qualcosa che non sia una fuga, se riesci. No, non ti è permesso uscire dal convento, i cancelli sono chiusi, e poi a che servirebbe camminare sola per strade buie? L'unico bar di Santa Giulia con il suo unico bagno e il suo unico specchio ha già le serrande abbassate. Devi stare qui, sbrigare la questione tra queste quattro mura. Avresti dovuto farlo anche quella sera. Risolvere la tua urgenza d'amore dentro casa, anziché uscire a vita dalla porta. Nella parete perpendicolare a quella del Cristo appeso, c'è la finestra grande quanto un tovagliolo. Ti avvicini al vetro, fuori la notte è un muro nero e pensi che questo sia un bene, che qualche volta il buio aiuta. È grazie a lui se adesso puoi vedere la sua faccia riflessa. I lineamenti sono sbiaditi, qua e là interrotti. I capelli somigliano a un mucchio di foglie sulla testa. Le tue sforbiciate ti hanno resa una donna albero. Sei più simile a quelle piante che ti piacevano tanto, ma che non sapevi curare. Spesso ci fermavamo a fare un giro tra un corridoio e l'altro del vivaio che stava sulla strada provinciale. Passavamo di lì nel periodo del risparmio, quando il conto di papà era fatto di pochi soldi e tanti debiti e la spesa la si faceva al discount, un grande capannone grigio che vendeva le false copie dei grandi marchi. Tu mettevi la freccia a 500 metri dalla nostra destinazione per raggiungere il parcheggio del vivaio e propormi una passeggiata tra le piante da appartamento. Tentavi così di rifarmi l'immagine della madre che si prende cura della casa, tenendomi per mano, facendomi notare ogni volta quanto fossero lucide le foglie del ficus. Prima o poi lo compro, dicevi, ma nel prima non l'hai mai fatto e nel poi sei sparita. Sì, guardati, cerca l'angolazione migliore per vedere alla sagoma di quale foglia potresti associare, per vedere alla sagoma di quale foglia potresti associare le tue ciocche così sparate e corte. Non sono poi tanto diverso da quelle del ficus, con i margini che variano dal lineare al lobato. Sì, somiglia alla pianta che abbiamo visto e rivisto mano nella mano. Ti domandi quanti anni dimostri? Il vetro della finestra non è affidabile, bara cancellando le rughe. Però attorno agli occhi l'ombra è più densa e il nero sembra passato tre volte con il pennello, come facevi tu quando ti davi lo smalto alle unghie. Sono occhiaie quelle. È la ruota del tempo che gira e scava il solco, un fossato simile a quello che accerchi al castello delle fiabe. Sai di non avermene mai raccontata una, ti domandi perché, mentre la stanza del convento diventa una cella in cima alla torre e tu la principessa senza più treccia, ormai troppo vecchia per accendere il desiderio nel principe. Non ti resta che salvarti da sola, desiderarti per i fatti tuoi e non c'è niente di male se adesso ti stendi sul letto, divarichi le gambe e cominci con la mano a inventarti carezze tra le cosce. Sali con le dita, entri nel tuo vuoto, perquisisci i tuoi spazi, li tocchi e loro vivono. Li tocchi e tu vivi. Inarchi la schiena, un po' di dolore, non sei più elastica come un tempo, però il piacere è comunque grande, tutto dentro quel gemito che ti sforzi invano di trattenere. Ma per quale ragione? Non c'è niente di sbagliato nell'amarsi. Lasciala andare, così, assieme al respiro. Brava. Lo vedi? Ti sei amata da sola, anche con i capelli corti da ragazzino e le occhiaie di 70 anni quasi. Tra poco li avrai, mancano 2 mesi al tuo compleanno. Li festeggerai qui, in convento, tra le tante croci e le tante facce dello stesso Cristo appeso. Guardi quello che sta sopra il tuo letto, temi possa giudicarti sporca per ciò che hai appena fatto. Invece ti sei ripulita. Succede quando ci si ama senza trucco addosso, con tutti i nostri difetti in vista e le mancanze in mostra. Il Cristo lo sa e non ti getterà via nel tempo della vecchiaia.
Non ti abbandonerà quando declineranno le tue forze. Puoi continuare a guardarlo senza vergogna fino a quando ti verrà sonno. È tardi. Domattina dovrai svegliarti per le lodi. Buonanotte, mamma. Allora, sono riuscita a leggere tutto ciò che volevo leggere. Allora, adesso vi faccio vedere ancora una volta il titolo. I passi di mia madre, Elena Mearini. Io sono una privilegiata perché ho avuto l'onore di leggerlo prima dell'uscita ed è per quello che leggete bozze non corrette, non lo troverete nella versione che andrete a comprare domani. Io volevo ringraziare moltissimo Elena Mearini, e volevo ringraziare Morellini, volevo ringraziare Sara Rattaro perché la collana Varianti è appunto diretta da Sara Rattaro e da Mauro Morellini e devo dire che io leggo molto spesso i loro romanzi perché, devo dire la verità, questa collana mi appassiona e fino adesso non hanno fatto neanche un errore. Mi direte, sei di parte. Sono di parte, ma resto in disparte se una cosa non mi piace. Quindi complimenti davvero a tutti loro. Adesso io chiudo e vi dico I passi di mia madre di Elena Mearini.